Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vado un po' di fretta, si capisce? No, ma dai, sono piena di pacchi, buste, scatole, perché vi dovevo fare un video haul, un po' di haul, haul. La dico perché so che mi piace tanto. La cosa che fa più ridere sono le persone che mi scrivono: Carlita, ma impara a dirlo, non si dice haul, si dice haul, ma volete mettere haul con haul? Guardate com'è bello, è proprio un suono più armonioso e bello. Ok, devo fare un video haul, appunto, un po' di tempo fa, e perché avevo comprato un sacco di cose. Poi nel frattempo è venuto il mio compleanno, quindi grazie a tutti per gli auguri, è stato il mio compleanno e quindi ho ricevuto anche regali. Nel frattempo poi mi sono fatta anche degli autoregali, quindi c'ho un mare di roba, proprio sono zeppa di regali, autoregali, acquisti, e quindi ho pensato di fare una insalatona, sempre per il solito fatto che a causa del mio shop online non ho tempo per fare un video al giorno, 7 video a settimana, che è poi la stessa cosa. Faccio 2 video a settimana se riesco, anche se adesso comunque sarò a maggio impegnatissima, comunque sapete, anche per l'intervento, quindi sicuramente non so se riuscirò a mantenere anche quei 2 video a settimana. Comunque muoviamoci, perché sono tante le cose che vi devo far vedere. Innanzitutto spero di darvi anche qualche consiglio, anche per farvi voi degli autoregali o se volete fare degli acquisti, perché questa è la stagione più bella per acquistare in prossimità dell'estate, quindi tra primavera ed estate è troppo bello comunque comprare vestiti e cose di super primaverili, colorate, estive. Io adoro. La prima cosa è la palette di Nabla, questo è un autoregalo, questa qua sta andando a ruba, anche voi la state comprando in tantissime su caritashop.com. Approfitto di questo video per farvela vedere un po' da vicino, è stupenda, la nuova palette sul Blooming è veramente stupenda, dei colori pazzeschi, e nel frattempo è tornata disponibile anche la vecchia, la Dreamy. Io le ho entrambe, anche questo mi avete chiesto, facci un paragone, io le ho entrambe ragazze, sono entrambe stupende, quindi vi consiglio di prenderle entrambe perché sono veramente fantastiche. Questo secondo me è un fantastico autoregalo. Comunque vi andate sul mio shop online e le trovate nella home page, sono fantastiche, ci sono anche gli eyeliner nuovi. E poi un'altra cosa sono i miei fantastici gioielli, guardate ragazze, questi qua sono i cerchi, finalmente li ho fatti fare perché in tante me l'avete richiesti, quindi abbiamo aggiunto alla collezione Carlita Jewelry anche i cerchi, gli orecchini cerchi cuore e stella in oro e argento, sono veramente fantastici. Questi sono con il cuore da abbinare alla collana cuore, poi ci sono anche con le stelle, sono vari modelli, comunque venite a vedere sul mio shop online, sono veramente fantastici e super estivi. Allora, questo vestito vi volevo dire che in tante su Instagram mi avete chiesto dove l'hai comprato. Allora ragazzi, mi dispiace dirvi che è un vestito che ho davvero da un sacco di tempo, e avevo preso, non lo so, non mi ricordo se tipo al mercato, in qualche negozietto così, comunque non lo so, comunque sono quelle cosine carine che poi c'è nell'armadio e non ti ricordi neanche da dove hai preso, quindi mi dispiace su questo non potervi dire dove, però tutte le altre cose vi dirò. Allora, inizio dalle scarpe che vi ho fatto vedere proprio qualche giorno fa, vi avevo chiesto sta cosa delle scarpe, ho detto ragazze chiedetemi, datemi un consiglio, alla fine le ho prese tutte e due, quindi ve le faccio vedere. Ho preso queste qua che sono tutte sbucherellate, sono veramente bellissime, poi ho preso queste altre, ero indecisa fra le due, alla fine le ho prese tutte e due. Queste qua avevano ricevuto, ciao amore, ciao. Io ho fatto tardi. Queste qua sono quelle là che hanno ricevuto più voti e sono appunto gli stivaletti, anche questi sono tutti sbucherellati, sono molto morbidi sulla gamba e io veramente le adoro ragazze. E queste qua le ho prese in un negozietto nel mio paese che ha scarpe molto buone, non è assolutamente uno sponsor perché le ho acquistate con i miei soldi, però se ve lo posso dare un consiglio, Scarpine Italiane si chiama, c'ha delle scarpe fatte a mano molto molto carine. Ragazze, il regalo più bello ve lo faccio vedere, composto da più cose. Già me l'avete visto in un outfit quando sono stata a Positano. Guardate le mie foto su Instagram, anche perché tante cose le vedrete comunque indossate da vicino nelle foto, quindi potete capire meglio. Allora, questa borsa stupenda di O-Bag che mi è stata regalata appunto dal mio amore al mio compleanno, è stupenda, veramente bellissima, ed è una borsa molto estiva che sta tipo di plastica, di salvagente, mi piacciono molto queste cose estive. E poi mi ha regalato anche un fantastico outfit, allora
C'è questa gonna che è stupenda, è di jeans ed è bellissima, anche questa l'avete vista su Instagram indossata, è stupenda, questa porta questa cinta della marca Glamourous Denim. E poi questa qua di Vicolo, che è molto molto carina, tipo un top tutto sbucherellato, che calza benissimo. Ho preso la M, quindi, cioè lui ha preso la M ed ha fatto bene, che è un po' più morbido, quindi non è troppo stretto. Comunque questo outfit è stupendo. È bellissimo poi. Un altro regalo stupendo è questa qua. Questa è una cosa che a me davvero serviva un sacco ed è una frittatiera, cioè per me che faccio sempre pancake frittate, è veramente fantastica. È un set dove praticamente puoi girare la tua frittata, quindi praticamente scopre e si cuoce bene dentro e poi la puoi anche girare. C'ha pure questi due aggeggini, spatoline, troppo troppo carine, che felicità. E poi questo set per sushi, perché noi amiamo tantissimo il sushi, davvero un regalo fantastico, dove ci sono le sciotoline, appunto le bacchette, le tovagliette, molto molto carino, vi farò anche di questo una foto su Instagram. Un altro regalo stupendo che ho avuto, ragazzi, è questo qua. Questo praticamente è uno smart box, un pacchetto di praticamente dove c'è dentro una guida di attività rilassanti, quindi che a me piacciono tantissimo, le spa, i luoghi in cui fanno i massaggi. Queste cose qua rilassanti per due, e quindi qua c'è una guida di attività da fare in tutta Italia e c'è anche appunto ci sono delle offerte, ci sono anche dei pacchetti e dei trattamenti da fare. È bellissima, infatti non vedo l'ora di approfondire e fare queste cose super rilassanti, addio stress, trattamenti, percorsi benessere, attività fitness per due persone. Che bello, grazie. Questo regalo veramente adatto a me. Poi, ragazzi, non poteva mancare lo shopping a Positano. Ho preso da questo negozietto anche questo molto molto carino, che vende questi abiti fatti a mano, molto molto belli, appunto stile proprio moda mare Positano. Ho preso questo vestito, se ce la faccio ve lo faccio vedere, che è molto molto bello. Ero indecisa fra più modelli, poi perché costicchiavano un bel po', però costano, però sono belli. Poi ci sono tutte storie dietro di queste persone che lavorano veramente con amore. Lei infatti mi ha raccontato che la mamma appunto fa questi vestiti a mano da quando era ragazzina, sono belli, calzano benissimo. Quindi se andate e volete comprare qualcosa, andate qua, che è veramente un ottimo negozio ed è stretto in vita ed è tutto tutto ricamato, veramente stupendo. E davanti porta anche appunto questa bella scollatura che valorizza moltissimo il décolleté. Comunque mi è piaciuto un sacco. Anche questa fascia molto molto carina che posso sfruttare come cinta, molto molto carina, quindi grazie. Un'altra cosa fantastica è questa borsa di Morgan, è veramente bellissima rosa. Io volevo tantissimo una borsa così rosa cipria e vorrei comprare delle scarpe abbinate rosa cipria da abbinare a questa borsa, che è veramente stupenda. Mi piace anche come si apre così, e poi c'è anche la tracolla, comunque è fantastica. E mi piace anche perché io avevo comprato questi due vestiti, adesso ve li faccio vedere. Allora, questo qua fucsia è stupendo, è veramente bellissimo. E questo della marca Mesange Italia, pagato 75 euro, ed è praticamente un vestito di questo tessuto molto morbido, stretto in vita, porta la cinta di questo colore che amo letteralmente. E quest'altro, anche questo stupendo, a cui appunto vorrei abbinare questa borsetta e un paio di scarpe rosa cipria, però devo ancora trovarle. Questo qua è di Gaudì ed è molto molto bello. Questo l'ho comprato io, me lo sono autoregalato e l'ho pagato 99,50, però è davvero bellissimo. È un vestito comunque anche da cerimonia, che ha tutti questi voilà davanti, calza benissimo ed è molto elegante e fine, mi è piaciuto un sacco. E ragazzi, un altro regalo stupendo è questa borsa che davvero mi serviva. Questa qua è un po' più piccola di quella che uso io, quindi mi sarà sicuramente molto comoda in questo periodo dell'anno d'estate, dove magari per andare in palestra porto meno cose, ma anche per andare al mare o per fare un weekend fuori. È molto bella, della Nike, in questo colore
veramente stupendo. E H&M, non potevo non comprare, però ho preso poche cose, vi faccio vedere. Ho preso questo top che è molto molto carino, dove praticamente porta un'imbottitura dentro, proprio particolarissimo ragazzi, porta un'imbottitura dentro tipo come se fosse un reggiseno, però praticamente poi porta un nodino sotto che sembra una canotta annodata, ma vi giuro che è carinissimo. Dietro è incrociato, si può mettere o d'estate tipo sopra gli short, i jeans quando andate al mare, sopra una gonna lunga, indossato anche senza reggiseno, perché voi, cioè, sia il reggiseno che la canotta sopra, quindi va benissimo, sia anche come top sportivo, quindi mi è piaciuto un sacco e me lo so preso. Poi mi sono presa le mie solite culotte, quelle le sapete, queste qua che fanno un fantastico punto vita. Non le comprate, ogni volta che vado non le trovo, non le comprate. Scherzo ovviamente. Poi qualche cosa ho preso più. Ah, poi mi sono presa questo fantastico pigiamino di Topolino. È troppo troppo carino, poi è molto piccolino, mi piacciono così perché ho caldo. Davanti c'è Topolino e sotto c'è il pantaloncino con tutti i topolini, che bello. Poi ho preso sempre da H&M questi calzini, vabbè, sono calzini che servono sempre. E poi questo dove l'ho preso? Questo l'ho preso da Tiger. Praticamente da Tiger ho preso questo qua che è troppo carino, un quaderno con le righe che funziona anche da agenda, che è molto carino, c'è anche la penna e c'ha tutti questi post-it. Ho detto no, vabbè, devo per forza prenderlo. C'è anche la, si chiude anche con la calamita, quindi te lo porti dietro, cioè lo apri, c'è la penna, i post-it, no vabbè che figata, bellissimo. Yamamay, dove mi hanno regalato questa borsa perché si è superato un tot di spesa, ho preso questi due costumi di cui praticamente sono da completare, perché allora vi spiego, ho preso questo qua che praticamente è un costume, un pezzo bellissimo, però è tipo di vellutino, è molto bello, cioè dietro porta tutta questa scollatura, vedete, si allaccia così, davanti tutto questo merletto, però secondo me io non lo userò tanto come costume, ma più come tipo body magari, perché cosa c'è? Piccola, cosa c'è? Mi tira tutti i capelli, perché ho paura che non si asciughi tanto in fretta, e poi è proprio bello, è davvero particolare, tipo body sotto giacca, così. E poi ho preso questo costume, però le cose strane che faccio io, praticamente questo costume piaceva un sacco, anche il motivo bianco con i pois, però il pezzo di sotto, ragazze, non mi piaceva proprio, era proprio tipo quei mutandoni della nonna, odio. Volevo prendermi tipo un tanga blu da abbinare, ma non l'ho trovato. Se voi conoscete un negozio, ho visto anche da Tezenis, questo di Yamamay, non ho trovato un tanga blu semplice da poter abbinare, anche per spezzare un po'. Bianco non tanto, perché ho paura che sia trasparente, non amo i pezzi di sotto bianco, quindi adesso c'ho solo il pezzo di sopra, wow, genio! Mi sono presa anche due reggiseni da Lovable, ho preso due reggiseni molto molto carini. Questi costano un po' di più come reggiseni, però io li trovo molto molto buoni. Questo 37,90, però è veramente bellissimo, è rosa, troppo bello, tutto ricamato, e c'ha una bella bella coppa, e l'ho preso anche nero lo stesso, mi sono piaciuti tantissimo e quindi li ho presi, perché ti durano, sono buoni di qualità. Comunque per l'intimo mi piace apprendere cose buone, perché non mi piace che una cosa la compro, cioè reggiseno lo misuri, va bene, te lo metti e tipo dopo 2-3 volte diventa nero, oppure si sta labbra, fa schifo, lo devi buttare, cioè tanta fatica per nulla, invece questi ti durano anni. E poi l'ultimo acquisto l'ho fatto da qua cosa c'è? C'è un po' di roba mista di Tezenis e di Decathlon. Allora, questo qua l'ho preso da Decathlon ed è un nuovo leggings molto molto carino, con questa fantasia rosa e nera molto bella. Poi ci sono vari calzini volanti. Ah, questi calzini ve li volevo far vedere, con le perline, troppo carini, li ho presi da Tezenis, che già so che poi mi chiederete. Questo top l'ho preso da Decathlon ed è un nuovo top sportivo, molto molto, mi è calzato molto molto bene, piace questa cosa della cerniera avanti. Ah, poi questa maglia, questa l'ho presa da Tezenis, è molto molto carina ragazze, praticamente c'ha da un lato la spalla fuori e da un lato invece è coperta, e c'ha tutte le frange, guardate com'è bella, mi è piaciuta tantissimo.
Poi questo qua, ovviamente di Decathlon, un po' di roba mischiata. Questo qua c'è la rovescia. No, è così proprio. Allora, questo è il completo con il top, vedete? Top con pantaloncino, anche se io non amo mettere il pantaloncino in palestra, che non lo so, non mi trovo, però questo è molto comodo perché c'ha sotto un doppio pantaloncino, quindi si dovrebbe stare abbastanza tranquille che non si vede nulla. Poi da The Zenith, malattia delle gonne di jeans, ho preso un'altra gonna di jeans, vabbè quella mi era stata regalata, questa l'ho comprata io, troppo carina. Questa qua c'ha praticamente la vita, guardate com'è, tutta stretta così, ed è corta, va a vita alta, vi giuro ragazzi, è troppo carina, mi piace tantissimo. E altri calzini, io compro sempre calzini. Ah, questi qua sono come quelli neri però grigi, perché il pacchetto portava sia grigi che bianchi, quelle perline sono troppo carini ragazzi. Comunque vi stavo dicendo, io compro sempre calzini, questi sono altri calzini che ho presi da Decathlon, perché praticamente non lo so com'è, si spagliano, quindi alla fine poi non li posso indossare più perché mi rimangono tutti singoli, non lo so, è una cosa che capita solo a me, vi giuro, è una tragedia. E questi qua li ho presi da The Zenith, comunque mo ho preso tipo 50 paia di calzini, dovrei stare tranquilla almeno per un po'. Questi qua invece sono degli scaldacaviglie che ho preso da Decathlon, diciamo che non è la stagione adatta perché diciamo che si indossano d'inverno, vedete sono tipo da ballerina, è solo per bimbe, però perché non li trovo mai, e d'inverno mi piace questa cosa di metterlo sulle caviglie, l'ho preso lo stesso. E scaldacaviglie per ballerine, bimbe, però sono belli. E quindi le ho comprate comunque. E poi questa maglia l'ho presa perché praticamente era assieme a questa gonna sul manichino, la portava questa maglia dentro con questa gonna. Io mi piace molto comprare le cose che ci sono sui manichini perché non so abbinare vestiti, mi scuccia, allora faccio ok, prendo quello, cioè tutto l'outfit che c'è sul manichino faccio prima, così non devo abbinare, vabbè, sono un caso patologico. Comunque ragazze, questi sono tutti i miei acquisti / regali / autoregali, vi ringrazio ancora per gli auguri per il mio compleanno, vi mando un bacio grandissimo, lasciatemi un like al video, vi voglio tanto bene, fatemi sapere nei commenti se avete consigli per me, voi cosa avete acquistato, varie cose, vai, consigliamoci nei commenti, ciao! Ragazzi, voglio far vedere il bellissimo trucco che ho fatto con la palette sul Blooming, guardate com'è bello, l'ho fatto proprio usando tutti gli ombretti della palette, adoro tantissimo, mette tantissimo risalto agli occhi verdi, vabbè, io non sono bravissima a truccarmi ed è venuto un trucco favoloso, figuratevi un po'. E poi sulle labbra ho messo Anagallide, che lo potete trovare sempre su caritashop.com, ed è un rossetto che amo e fa un effetto volume, vi piace questo trucco? Questi sono i nuovi cerchi Carlita Jewelry che trovate sia in oro che in argento, e vi volevo far vedere la particolarità, i piccoli che i grandi presentano alla fine lo stesso simbolo, appunto questi qua terminano con il cuoricino essendo cuore, sono stupendi anche questi piccolini, e invece questi a stella sia i piccoli che i grandi presentano invece la stellina. Sono veramente fantastici, adoro!